Bene, vediamo un altro esercizio, sempre sulla falsa riga di quello che potrebbe capitare all'esame. In questo caso è: vogliamo realizzare un programma Python che elabori un file di testo contenenti diversi insiemi di vettori. Ad esempio, c'è nell'insieme A c'è il vettore 1, 2, 3, 4, 5. Nell'insieme B c'è il vettore 1, 2, 3. Nell'insieme A c'è anche il vettore 2441. Ogni vettore è su più linee, una per il nome e una per i valori, ma ci possono essere anche linee vuote. Il programma deve funzionare per ogni file in ingresso che rispetti la sintassi descritta. Quindi in particolare abbiamo un gruppo che rappresenta il gruppo A, che contiene ad esempio in questo caso due vettori, e il gruppo B che contiene un vettore. Dobbiamo trovare i vettori indipendentemente dal gruppo di appartenenza palindromi, cioè i vettori che letti da sinistra a destra restino uguali, per ogni gruppo stampare se contiene vettori con tutti gli elementi pari, per ogni vettore indipendentemente dal gruppo di appartenenza verificare se ci sono elementi duplicati e stampare quante volte compaiono, per ogni numero stampare i nomi dei gruppi in cui compare quel numero. Trovare tutti i gruppi i cui elementi hanno tutti la stessa dimensione. Considerare questi come delle matrici e dire se sono matrici quadrati identiche, cioè con degli 1 sulla diagonale principale e degli 0 fuori dalla diagonale principale. Anche in questo caso occorre scrivere il file, leggerlo e pensare a un modo in cui organizzare questi dati. In questo caso la struttura, ci possono utilizzare diverse strutture. L'idea è che bisogna raggruppare i vettori in questi gruppi, quindi potrebbero essere o delle liste di liste, ok? Delle liste che rappresentano i gruppi, che contengono delle liste che sono i vettori, oppure forse in questo caso, proprio perché i gruppi hanno dei nomi, mi verrebbe da utilizzare un dizionario che ha una determinata chiave, ad esempio la chiave A, associo una lista di liste che conterrà appunto che saranno le liste dei vari vettori presenti nel gruppo. Quindi provate a stoppare e farlo da soli. Io dopo vedremo la soluzione, come struttura dati nella soluzione che presenterò io, faremo un dizionario che come chiave avrà i nomi dei gruppi, quindi come chiavi avrà A, B, C e qualcosa. E come valori associati a questa chiave avrà una lista di liste, dove la lista conterrà la lista dei vettori e ogni vettore sarà a sua volta una lista. Provate a stoppare e quando siete pronti, per vedere la soluzione, fate ripartire il video. Vediamo come potevamo fare. Creo come analogamente a quanto abbiamo fatto prima, creo una nuova cartella che chiamo esame 2. Dentro a questa cartella creo un file che chiamo dati.txt. Vediamo nome valori era. Allora, quindi abbiamo nome A valori 1, 2, 3, 4, poi nome B valori 2 punti 4, 5, 6, nome A valori 2 punti 1, 2, 3, 4, facciamo 5, 6, 7, 8. Nome C valori 1 0, nome C valori 0 1. Ok, creiamo poi il file Python file esame 2. Esame. Ok, allora, come prima parte ci prepariamo la nostra struttura dati,
abbiamo detto, un dizionario che conterrà tutte le informazioni. Apriamo il file, guide open, esame 2. dati.txt esef. Leggiamo il file linea per linea, per ogni linea nel file, l uguale l.strip, tiriamo via tutti gli spazi, se la linea è maggiore lunghezza della linea è maggiore di 0, allora è una linea non vuota e possiamo stamparla. Ok, quindi questi qua sono tutti i nostri dati. A questo punto adesso dobbiamo distinguere se la linea inizia per nome o inizia per valori. Se è per nome, indicherà quale struttura devo utilizzare. Se per valori invece indicherà quale gruppo devo utilizzare. Se per valori invece indicherà un vettore da mettere nel sistema. Quindi diciamo if L start with nome, allora cosa devo fare? Qua potremmo fare semplicemente così. Posso salvarmi il nome del gruppo a cui appartiene il vettore che so che arriverà successivamente. Quindi qua metto una variabile gruppo, inizialmente uguale, potremmo farlo così o anche farlo direttamente così. Se inizia per nome, io posso dire che il gruppo è uguale a l.split secondo i caratteri dei due punti, e devo prendere l'elemento 1. In questo modo ho una variabile gruppo che mi dice qual è il nome dell'ultimo gruppo che ho visto, quindi quello a cui appartiene il vettore che seguirà, perché per come è fatto il file c'è sempre nome valore, ok? Else potrei anche mettere un altro if per sicurezza. Però diciamo che già così ho tolto le linee vuote, quindi so che tutti o sono nomi o valori, potrebbe esserci anche un else. Adesso devo creare il mio vettore a partire da questi numeri. Vediamo, potremmo anche fare una list comprehension, in questo caso voglio mettere ad esempio int x for x in l.split due punti, prendo l'1 e a sua volta splitto questa volta secondo la virgola. Quindi questo v è il mio vettore. Adesso devo inserire il vettore nel gruppo corrispettivo. Quindi vediamo, allora, se il gruppo è già dentro a dati, ho già inserito nel mio dizionario il gruppo che devo usare, semplicemente posso fare dati di gruppo punto append v. Altrimenti, se il gruppo non è inserito nei dati, quindi ad esempio all'inizio, quando dati è vuoto, ho trovato il gruppo per la prima volta, per prima cosa devo fare dati di gruppo, è uguale a una lista che contiene v. A questo punto dovrei avere tutte le mie informazioni. Quindi per ogni kv in dati stampiamo dati.items, stampiamo
Ok, così ottengo che ho A è un gruppo che contiene una lista di liste dove ci sono i numeri 1, 2, 3, 4, poi 5, 6, 7, 8. B è di nuovo una lista di liste con 4, 5, 6 e C è una lista di liste che contiene 1, 0 e 0, 1. Ok? A questo punto ho la mia struttura in memoria che contiene le informazioni presenti nel file. Posso fare i punti, ok? Quindi mettiamo ad esempio punto 1, vediamo, dovevo trovare i vettori indipendentemente dal gruppo di appartenenza che sono palindromi. Quindi stampiamo tutti, scorriamo tutti i vettori. Quindi posso sempre fare for kv in dati.items, in particolare v è la mia lista di liste. Quindi lo chiamo, anziché kv, lo chiamo g come gruppo e poi vettori. Poi per ogni v in vettori, questo è uno dei vettori presenti nel mio sistema e questo devo capire se V è palindromo oppure no. Ok? Qua ci sono tanti modi per farlo, potrei guardare elementi, potrei fare una cosa di questo genere, ad esempio, for i in range V, for i in range V, magari partire con l'idea che sia palindromo, quindi ad esempio palindromo uguale a true. For i in range v, se trovo però delle differenze, se v di i è diverso da v, vediamo come potrei fare. Potrei fare ad esempio meno 1 meno i. In questo modo, quando i vale 0, quando i vale 0, v di meno 1 meno i è meno 1, quindi l'ultimo elemento. Poi dopo, quando vale 1, è il penultimo elemento, e così via per tutti. Se trovo delle differenze tra questi elementi, posso mettere palindromo uguale a false, perché chiaramente è palindromo se la prima lettera è uguale all'ultima, la penultima è uguale alla, la seconda è uguale alla penultima e così via. In questo modo, letto da una parte o letto dall'altra, è uguale. Ok? Questo poteva essere una possibilità. Tanto andiamo avanti con questa, poi dopo vediamo eventualmente altre possibili soluzioni. Quindi, se adesso palindromo è true, v e uno dei vettori è palindromi. Quindi potrei fare una cosa così: mi creo una lista P con i vettori palindromi e poi qua ci metto if palindromo P.append v. Appendo v alla lista dei vettori palindromi. Quando sono arrivato qui, v è l'insieme di tutti i vettori, scusate, P è l'insieme di tutti i vettori palindromi. Sono quelli che devo scrivere nel mio file. Void open esame 2 barra 1.txt as f for v in p per ogni vettore stampiamo f.write str di v più barra n. Magari ci mettiamo anche un f.write i vettori palindromi sono ok. E vediamo, c'è un errore, dice for i in range v
List cannot be interpreted as integer. Ok, perché infatti è for range len di v per fare questo genere di liste. Ok. E poi dopo dice dobbiamo aprire il file in scrittura per poterci scrivere sopra. Ok, dovremmo essere a posto. Qui sembra che non ci siano vettori palindromi. Proviamo a mettere un vettore palindromo all'interno del mio file 321. Ok? Rieseguiamo esame 2. E adesso giustamente mi dice che questo qui è un vettore, è uno dei vettori palindromi. Vediamo, un altro modo per fare questa cosa qua poteva essere, invece di questo codice qui, l'idea poteva essere, mi sembra che ci sia una funzione reverse per girare una lista, quindi potevo scrivere if strdv, cioè creo una stringa a partire, una stringa che rappresenta il mio vettore, è uguale a strdv.reverse, è uguale alla sua scritta girata, allora vuol dire che questo è per definizione un vettore palindromo. C'era anche questa versione qui, ancora molto più semplice. Ok, in verità reverse gira proprio il vettore, non restituisce, è come sort e sorted. Quindi vediamo se c'è un reversed v. Ok. Ok, no, dobbiamo metterlo a posto. Quindi cerchiamo di ricordarci meglio cosa fa questo reverse e reversed. Quindi mettiamo print v, poi print reversed v. Lo scrivo, lo metto su una sola riga. Così lo leggiamo meglio. Ok, vedo che il reversed non fa quello che immaginavamo, ok? Crea questo reversed list iterator object, una cosa che non abbiamo visto, ok? Proviamo a fare allora print v e poi facciamo v.reverse e poi print v di nuovo. Questo dovrebbe funzionare. Ok. Vedo che adesso mette 5, 6, 7, 8 e 5, 6, 7, 8. Quindi così è reverse, gira il vettore v, non restituisce un vettore girato. Ok? Quindi come devo fare? Devo fare S1 è uguale a str di v, giro v, S2 uguale a str di v, e adesso qua posso mettere se S1 è uguale ad S2. Ok. E così adesso funziona, è comunque più facile come codice, ci siamo ricordati meglio cosa faceva questa funzione reverse, e però l'abbiamo dovuto scrivere con più linee di codice. Ok? Punto 2. Per ogni gruppo, stampare se contiene vettori con tutti gli elementi pari. Qua adesso non è un po' ambiguo forse, il testo in questo caso, diciamo, per ogni gruppo stampare se contiene almeno un vettore che abbia tutti gli elementi pari. Ok? Quindi in questo caso, di nuovo, vediamo, per ogni gruppo in vettori
in 4G vettori in dati.items, ok? E per ogni vettore, diciamo, adesso vediamo come lo scriviamo, per ogni V in vettori, okay, questo è uno dei vettori, devo capire se tutti gli elementi di questo sono pari, quindi potremmo fare così, mettiamo, partiamo con un'idea che pari uguale a true, che questo vuol dire, assumiamo che il vettore V abbia tutti i numeri pari, ok? Adesso andiamo a verificarlo, per ogni x in V verifichiamo se effettivamente tutte le x sono pari, se no cambiamo l'idea, quindi se x per 102 è diverso da 0, vuol dire che quell'elemento non era pari. E allora cambio l'idea su se il vettore sia pari oppure no. Quando sono arrivato qui, ho che per ogni vettore so se era pari oppure se non era pari. Ok? Quindi di nuovo potrei avere una variabile che dico almeno, facciamo così, quanti pari, così che è anche più generale, quanti pari uguale a 0, se il vettore che ho considerato era pari, incremento il contatore di quanti elementi pari ci sono all'interno di G. A questo punto, per ogni gruppo, ho quanti vettori tutti pari contiene. Proviamo intanto a stamparlo così. Stampiamo G e quanti pari. Ok, in questo caso sembra che nessun vettore contenga nessun gruppo contiene un vettore con tutti gli elementi pari. Proviamo invece a mettercene uno, ad esempio AB 4, 8, 6. Rieseguiamo il codice e adesso infatti viene che B contiene un vettore con elementi pari. A questo punto sono già pronto per risolvere l'esercizio. Potremmo anche potremmo o salvarci questa coppia G e quanti pari dentro a una lista di liste, oppure scrivere il file direttamente in questo punto. Quindi potrei anche dire, bene, allora apriamo il file 2, tutta questa parte va messa dentro al file 2, e a questo punto la soluzione sarà if quanti pari è maggiore di 0, allora posso stampare, anziché fare una print, posso fondamentalmente questa qua farla diventare un f.write. G più str quanti pari più barra n. Così lui mi ha creato il 2, dove dice che B contiene un vettore con tutti gli elementi pari. Potremmo chiaramente aggiungere delle stampe per rendere l'output un pochino più chiaro, ma già così può andare bene. Vediamo il terzo punto. Per ogni vettore, indipendentemente dal gruppo di appartenenza, verificare se ci sono elementi duplicati e stampare quante volte compaiono. Quindi nel nostro punto 3 devo dire, per ogni vettore indipendentemente dal gruppo di appartenenza, ok? Quindi è simile a questo, ok? Questa parte qua. Per ogni vettore V
devo dire se contiene elementi duplicati. Noi in un certo senso abbiamo già fatto, abbiamo fatto in tanti esercizi, il codice che andava a contare la frequenza di ogni elemento. Okay? Quindi potremmo in un certo senso riapplicare questa cosa qua. Dobbiamo scoprire se in V ci sono degli elementi che si ripetono. Quindi facciamo il solito gioco. Quindi possiamo dire elementi uguale a set di V. Poi for e in elementi, if for e in elementi, vediamo, proviamo a scriverlo in modo diverso, anziché fare sempre questi cicli for, giusto per variare. Proviamo a scrivere questa list comprehension. Questi qua sono C, i conteggi, ok? Lo posso ottenere come V count X for X in, così non ho neanche bisogno di fare la prima riga, for X in set V. Questo qui è il vettore che contiene tutti i conteggi. Ok, se adesso stampassi C, proviamo a stampare V e poi dopo ci stampiamo C di fianco. Ok, dice fondamentalmente che in questo caso l'1 compare due volte, il 2 compare due volte, solo il 4 compare una volta. È uguale per tutti gli altri, in questo caso 8, 7, 6, 5, tutti compaiono una sola volta. 6, 8, 4, tutti compaiono una sola volta. 1 e 1 compaiono una sola volta. Ok? A questo punto potrei dire, chiaramente, se ci sono tutti degli 1, è il caso in cui i vettori non compaiono. I vettori, se ci sono solo degli 1, è il caso in cui i vettori sono tutti... non ci sono elementi duplicati, ok? Se questo C è solo degli 1. Se invece C ha dei numeri anche diversi da 1, allora ci sono anche dei numeri duplicati. Quindi posso dire, se il massimo di C è uguale a 1, allora non ha, oppure viceversa, se il massimo di C è maggiore di 1, allora ci sono elementi duplicati. Io nel mio punto dovevo, per ogni vettore, verificare se ci sono elementi duplicati, ok? E stampare quante volte compaiono. Quindi niente. Quindi a questo punto dirò... forse la soluzione migliore in questo caso è farlo così. Chiamo elementi uguale a set di V, qui ci metto una E, e a questo punto ho tutti gli elementi e quante volte questi compaiono. A questo punto posso stampare per ogni vettore, facciamolo così, diciamo, facciamo quello che dicevamo prima. Allora, se max di C è uguale a 1, potremmo stampare print V non ha elementi duplicati. Else, stampiamo V e poi dopo diciamo per ogni X per ogni X, forse abbiamo fatto una soluzione più lunga di quello che era necessario, per ogni X in E, se farei V count X è maggiore di 1,
Allora scriviamo print x compare vcount x. Adesso stiamo facendo tante volte la stessa operazione, lo potremmo migliorare, vcount x volte. Ok. Il risultato dice, in questo, nel primo vettore l'1 compare due volte, il 2 compare due volte, il 3 compare due volte, e tutti gli altri casi non ha elementi duplicati. Ok? Quindi, potrebbe andare bene come soluzione, adesso un po' grezza, lasciamola così, ok? Non stiamo a perderci tempo. Dobbiamo soltanto sostituire queste print con delf.write. Quindi applichiamo la stessa tecnica che abbiamo visto prima. Creo il mio file, e adesso il file si chiama 3. Tutta questa parte di codice la mando dentro alla scrittura del file, così che adesso posso sostituire queste print con un minimo di accortezza con delf.write. Quindi diventeranno tutte, anziché delle print, sono delle f.write. Questo è sicuro. Al posto che v ci va str di v, e al posto che le virgole ci vanno dei più, e mi devo ricordare i barra n. E anche qui f.write str di x più str di questa cosa qua più barra n. Ok. Quindi il punto 3 ricrea esattamente quella print che vedevo prima sul file. Okay. Qua adesso lo lasciamo così, chiaramente avremmo potuto calcolare questa count soltanto una volta, avremmo potuto sicuramente ottimizzare questo codice qui. Ok, però funziona, per adesso lasciamolo così. Vediamo il punto 4 invece. Per ogni numero, stampare i nomi dei gruppi in cui compare quel numero. Quindi, come prima cosa, cerchiamo di capire quali sono i numeri presenti nel mio file, nei miei dati. A quel punto, per ogni numero, andiamo a vedere in quali gruppi quel numero compare. Ok? Utilizzeremo la funzione di set per eliminare tutti i duplicati e stampare bene questi numeri. Quindi, innanzitutto cerchiamo di tirar fuori tutti i numeri che compaiono. Quindi, posso sempre scorrere. Posso sempre scorrere tutti i vettori. Ok? Vediamo se c'è un... la funzione... potremmo fare in tanti modi. Uno comodo è questo qua. Il più per i vettori dovrebbe concatenare tutti i vettori per creare un unico vettore gigantesco con tutte le operazioni. In alternativa, se uno non si ricordava, non sapeva questa cosa qui del più, avremmo dovuto fare un for e appendere tutti i numeri al vettore all. Ok? Se adesso scrivo questo all qui, ottengo appunto un vettore con tutti i numeri presenti. A questo punto, chiaramente, set di all mi farà ottenere soltanto i numeri, senza duplicati. Quindi, per ogni numero in set di all, adesso dobbiamo andare a vedere quali sono i gruppi che contengono quel numero lì.
Potrei fare lo stesso gioco della somma dei vettori applicata ai singoli gruppi. Quindi per ogni gruppo prendo i suoi vettori. Adesso possiamo scrivere. All G sono tutti i numeri presenti in quel gruppo. Ottenuto esattamente come facevo prima. Sommo, concateno, cioè tutti i vettori di quel gruppo a all G. Vedete che è quasi uguale, ma in questo caso all G è una lista definita dentro il ciclo for. E quindi per ogni volta che giro nel ciclo for, quindi a ogni gruppo che esamino, la lista all G si riavvera. E quindi effettivamente in all G ci vanno a finire tutti i numeri presenti in quel gruppo. In questo caso qui invece all era definito fuori dal ciclo for, quindi ne creavo soltanto uno per tutti i gruppi. A questo punto posso dire che se n è presente in all G, cosa vuol dire? Che n è presente nel gruppo G. Ok? Quindi potrei stampare, ad esempio, qua posso creare una lista di gruppi dove n dovrebbe essere presente e a questo punto posso fare gruppi.append g. Arrivato a questo punto, n e gruppi sono i numeri e i gruppi in cui n è presente. Magari dovrò fare un set per eliminare i duplicati. Quindi posso stampare, ad esempio, n e poi di nuovo una freccina e poi set di gruppi. E in questo modo mi dice ogni numero in quali gruppi è presente. Ok? Quindi questo è abbastanza interessante per ribadire cosa succede quando delle variabili vengono create dentro o fuori dei cicli. In tutti i casi, l'idea qual è stata? È stata quella di creare delle liste in cui ho messo dentro tutti i numeri presenti o all'interno di un gruppo o in assoluto. E a quel punto ho guardato se dei numeri fossero presenti a queste liste e ne ho tratto le conclusioni sui gruppi che avevo a che fare. Di nuovo, tutta questa cosa qui adesso può essere convertita in write su dei file. Quindi anche in questo caso posso aprire il mio file, mandare tutta questa parte qui dentro al file stesso, cambio il nome del file, lo chiamo 4.txt e adesso la print deve diventare una f.write per scrivere per scrivere sul file anziché sulla console. Ci vuole sempre il barra n. E così ho finito anche questa parte qui. Adesso il 4 di nuovo mi ha ricreato lo stesso output che vedevo alla console, ma direttamente sul file. Vediamo l'ultimo punto, che non era difficile ma era un pelo più elaborato, dice: trovare gruppi i cui elementi hanno tutti la stessa dimensione. Quindi i gruppi, tali per cui i vettori contenuti, hanno lo stesso numero di elementi. Quindi è un quadrato di numeri, una matrice. Considerare questi come delle matrici e dire se sono matrici quadrate e identiche. Quindi, per prima cosa, e vado in esame 2. Mi creo il mio punto 5. E adesso cosa devo fare? Allora, per ogni gruppo
per ogni gruppo in dati, punto, cambiamo leggermente, tanto per vedere delle alternative, per ogni gruppo tra le chiavi devo capire se tutti gli elementi di questo gruppo sono, hanno la stessa dimensione. Ok? Quindi ad esempio chiamiamo, ci prepariamo i miei vettori. Questo era l'altro modo al posto che quell'items in cui potevo fare l'operazione. Dati di G sono i miei vettori. E adesso posso dire creiamo una variabile booleana che chiamo matrice, inizialmente uguale a true, dove assumiamo che effettivamente abbiano tutti la stessa dimensione questi vettori, e verifichiamo se adesso questa opzione qui è vera. Quindi se facciamo un ciclo for per ogni v in vettori, se la lunghezza di v è uguale alla lunghezza di vettori di 0, cioè se sono tutti uguali al primo elemento, anzi scusate, se trovo un vettore che è diverso da il vettore di 0, posso concludere già che non è una matrice. Ok? A questo punto possiamo già stampare, ad esempio, per vedere se va, intanto G matrice. Il risultato giustamente dice A è false, B true, C true. Vediamo. Quindi vediamo i dati. Ok, allora A dice false perché giustamente ho un vettore lungo e un vettore corto. B è un caso un po' particolare perché c'è un solo elemento, ok? Quindi per forza è uguale a se stesso. Mentre C è invece un è giustamente una matrice, in questo caso è proprio una matrice quadrata. Quindi per adesso sembrerebbe funzionare. Adesso verifichiamo se è una matrice quadrata. Ok? Quindi matrice quadrata è se l'n vettori, ecco, sono quanti vettori sono presenti nella matrice, quindi in un certo senso quante righe ha questa matrice. Se l'n vettori è uguale a l'n vettori di 0, potremmo dire allora se è una matrice and, e questa cosa qui è vera, allora in particolare è una matrice quadrata, altrimenti è soltanto una matrice. Ok? Quindi possiamo mettere print, mettiamo soltanto qua, print G. Ok? Perché chiaramente cosa vuol dire questa cosa? È una matrice, siccome la lunghezza dei vettori, cioè il numero di righe, è uguale a il numero di colonne, quindi la lunghezza di ogni vettore, allora l'n vettori è appunto la nostra, è una matrice quadrata con stesse righe e stesse colonne. Infatti, se adesso eseguo, mi dice che soltanto C è una matrice quadrata. Ok? E adesso tra le matrici quadrate devo capire se sono matrici diagonali, ok? Matrici identiche. Quindi in questo caso vediamo, potrei fare dei cicli for fondamentalmente, quindi for in range len vettori
for j in range len vettori di i. Tanto so che sono tutti uguali. Allora, è quadrata se diciamo se non è identica, se vettori, se i è uguale a j and vettori ij è diverso da 1, allora so già che non è identica. Oppure, se i è diverso da j, and, ci metto anche un po' di parentesi per chiarire meglio il significato, oppure, se i è diverso da j, quindi sono fuori dalla diagonale principale, and vettori j è diverso da 0. Mettiamolo tutto su una riga, forse. Ok. So che in questo caso la matrice non è identica. Quindi posso mettere id uguale a false, quando invece qua partivo come ipotesi id uguale a true. A questo punto, arrivato qui, se id è rimasto true, vuol dire che la matrice che sto considerando è effettivamente una matrice identica. Quindi potrei mettere if id, posso concludere che G è un gruppo che rappresenta matrici identiche. G, mettiamo più, è un gruppo che rappresenta matrici identiche. Che rappresenta matrice identica. Vabbè. Ok. E dovrebbe andare tutto bene. Mi segna un errore, vediamo. L'errore che segna è, sembra che ci sia un problema di indentazione. Però non capisco. Ok, non ha funzionato, ok, perché chiaramente la matrice C l'ho fatta apposta perché sia identica, ok? Cerchiamo di capire come mai. Esame 2.python, for in range len vettori, quindi scorro tutte le righe, for j in range len vettori j, len vettori i, se i uguale a j, m vettori j è diverso da 1, ok, non è questo il caso, or i è diverso da j, m vettori j è diverso da 0, concludi di uguale a false. If id, proviamo a stampare intanto, facciamo così. Stampiamo intanto g e id. Ok, C è false. C viene indicato come false. Allora cosa facciamo? Potremmo usare il debug oppure per semplicità facciamo così, stampiamo print i j e vettori ij. Tanto in questo caso dovremmo vederlo abbastanza facilmente. Ok? Ah.
Stampiamo anche. Ok, quindi vedo che c'è questa cosa strana. Ok, lui qua ha scritto 0110, quando invece sembra come che abbia invertito questi elementi qui. Ok, prima c'è lo 0110 e dopo c'è l'10. Così, come mai li ha invertiti? Andiamo a vedere. Quindi li ha invertiti. Sicuramente li ha invertiti forse già qua in alto. È una cosa che non avevamo notato forse fin dall'inizio. Ok? Proviamo a stampare print dati. Ok, qua i dati qua sembrano corretti, vedete? Qui sono 1001, ma dopo si trasformano in. Dopo si trasformano in. Al contrario. Credo che venga da qua, da questo reverse, che ha girato i vettori e. Ha girato i vettori e così facendo li abbiamo tutti girati, ok? Nelle operazioni successive. Quindi dobbiamo correggere qui il punto, ok? Interessante questo aspetto qua. Quindi, per evitare di toccare V, cosa facciamo? Creiamo una copia di V. Lo chiamo V doppio. Posso fare una deep copy, ok? Abbiamo parlato di questo aspetto qua, per fare delle copie dei vettori. A questo punto giro V doppio e qui utilizzo V doppio. Adesso dovrebbe. Ah, sì. V creo una copia di V che chiamo W doppio, giro W doppio così che V resta come era, non lo tocco mai più e applico le cose con W doppio. Okay. Adesso tutto sembra tornato a posto, dice, infatti dice true, dice c'è un gruppo che rappresenta una matrice identica. Okay? Vedete, in questo caso ci siamo portati dietro un errore potenzialmente molto pericoloso fin dall'inizio del file. Ok, adesso che abbiamo corretto questo errore qua, possiamo togliere un po' tutte queste stampe qui, che non sono più importanti. Ok, ci rimane solo c'è un gruppo che rappresenta una matrice identica, e di nuovo anche in questo caso. Potremmo metterlo qua direttamente. No, mettiamolo qua. Lo mandiamo tutto dentro e questa qua diventa un f.write. Così mi ha creato il 5 con c'è un gruppo che rappresenta una matrice identica. Qua c'è un problema su le lettere accentate quando apro file in questo modo. Per chi vuole vado a vedere come c'è una parte quando apro dei file dove posso specificare l'encoding del file e sistemarlo. Altrimenti semplicemente già così va bene o se no ci togliamo la lettera accentata e ci mettiamo l'apostrofo. Ok, c'è un gruppo che rappresenta C, è un gruppo che rappresenta
devo metterci uno spazio. C è un gruppo che rappresenta una matrice identica. Ok? Bene, quindi anche in questo caso abbiamo risolto l'esercizio, probabilmente c'erano alcune cose che potevamo ottimizzare, vi invito a riguardare il codice e provare ottimizzazioni o variazioni su questo esercizio, ma questa già era un'ottima soluzione per tutti i punti del problema.